ore 11 e 18 minuti. Siamo in piazza Marconi. Abbiamo appena parcheggiato la nostra autovettura in quella che è diventata non una piazza ma un parcheggio Marconi. Così è possibile definire questa zona per la presenza di auto parcheggiate un po' dappertutto. Auto parcheggiate nelle strisce blu, non vengono controllate dagli ausiliari della sosta, che qui non si vedono, non ce ne sono, quindi il controllo degli eventuali pagamenti del ticket non avviene. Ma le auto non sono solo nella piazza, ma tutto intorno alla piazza. E fin qui nulla di strano, perché se l'amministrazione ha scelto di trasformare questa piazza in un parcheggio, va bene così. Tant'è che qui abbiamo un parcheggio con strisce bianche, quelle che sono gratuite, oltre alle strisce blu. Ma la trasformazione della piazza non è completa, perché eccola la vera trasformazione. Questa piazza è diventata una sorta di bomba ecologica, perché alle ore 11 e 19 c'è un deposito di rifiuti abbondantissimo. Rifiuti che non possono essere stati portati qui nell'arco della mattinata, perché erano già presenti alle 7 del mattino. Ciò vuol dire che non sono stati prelevati, sono rifiuti di ogni tipo. Ce n'è per tutti i gusti, vetro, plastica, rifiuti ordinari, e c'è ovviamente anche chi li brucia. Questi sono segni evidenti di un piccolo focherello fatto probabilmente per riscaldare chi nella serata di ieri si trovava nella piazza. Pensare che qualche mese fa in questa piazza furono beccate due persone mentre depositavano degli ingombranti, beccate con le cosiddette telecamere spia, che evidentemente funzionavano solo quel giorno, perché qui non è stato più beccato nessuno. E a proposito di prelievo, c'è da dire che abbiamo chiesto ai responsabili della società che provvede all'igiene urbana della città di avere un calendario del prelievo nelle varie zone della città, non relativamente al prelievo nelle abitazioni, quello è esposto un po' dappertutto ed è stato consegnato ai condomini, ma al prelievo in città, insieme ad un calendario dello spazzamento. L'abbiamo chiesto da alcuni mesi, anche in forma ufficiale, in occasione di alcune conferenze stampa a cui abbiamo partecipato. Il calendario non è mai arrivato. Posso fare una domanda? Voi state spesso qua? Una domanda relativa ai rifiuti, non al parcheggio, no, una domanda relativa ai rifiuti, non al parcheggio. Volevo chiederle se mi sa dire quei rifiuti laggiù, quando li prelevano? Li vedo, ma volevo sapere quando li prelevano, non se ne è mai accorto? Posso fare una domanda? Quei rifiuti che stanno in piazza, sì, vengono tolti tutti i giorni, sì. Ma a che ora? Secondo me di mattina presto. No, però portassi pure che stamattina non sono venuti, perché secondo me qualche giorno sì, ma guarda, c'è anche la telecamera qua sulla scuola, che li prendono tutti. Dove c'è sta l'immondizia, nella finestra, vedete che ci sta un treppiede per una telecamera che piglia. Ci sta quella catena, tutti i giorni vengono i vicini urbani. Come avete sentito, la telecamera di controllo ci sarebbe e sarebbe posizionata sopra a questo edificio, e la polizia municipale verrebbe tutti i giorni a prelevare le registrazioni per poi attivarsi. Ma se questo corrispondesse a realtà, tutti i rifiuti qui presenti non ci dovrebbero essere, perché la multa è un deterrente che sicuramente dovrebbe scoraggiare chi intende depositare rifiuti. Ma al di là del deterrente rappresentato dalla contravvenzione, resta il dato di fatto che siamo ormai quasi all'ora di mezzogiorno e i rifiuti qui non sono stati prelevati.
malgrado questa piazza sia a pochissima distanza dal Duomo, e in questi giorni qui abbiamo una particolare ricorrenza sentitissima nella città, qual è quella dei venerdì dedicati alla Vergine Addolorata, è estremamente affollata.